Lo sport cambierà dopo la pandemia? Lo sport inteso come pratica pura e semplice non cambierà la propria essenza, anzi probabilmente proprio lo sport fa da traino ad una società che dovrà riacquistare il coraggio di vivere. E ora c'è un vero e proprio boom di persone, anche quelle che non hanno mai praticato sport, che si impegnano ad iniziare un'attività motoria. Abbiamo sentito negozi di sport per capire quali sono le scelte sportive delle persone e quali gli abbigliamenti richiesti. Sicuramente dopo la pandemia c'è stato più persone comunque si sono avvicinati alla corsa, alle camminate, perché ho visto all'aria aperta si sta molto meglio e sinceramente insomma sta andando abbastanza bene, speriamo, incrociamo le dita. E persone anche che non avevano mai fatto sport, persone che diciamo si sono avvicinati a questa attività passando dal, che ne so, dal nuoto o comunque dalle palestre, si sono ritrovati magari non potendo fare quell'attività, si sono avvicinati anche alla corsa e ora fanno o tutte e due o magari di più, diciamo, alla camminata, alla corsa. Siamo presi d'assalto per il noleggio, per lo sci, che praticamente la domenica vanno su perché magari gli manca altri sport, il calcio è fermo, i campionati sono fermi, anche su alla Betone dicono quelli praticamente gli addetti ai lavori che c'è tante persone che iniziano, infatti c'è le scuole sci che sono piene, che c'è tante persone sui campini scuola a imparare. È una cosa che a noi ci sta andando. Ti chiedono più per la corsa o per la camminata? Tutti e due mi chiedono sia per corsa che per camminata. Podisti, camminatori? Camminatori ne sono diventati tanti. È cresciuto in maniera esponenziale l'uso magari delle scarpe da jogging, da camminata. Molta gente va a fare delle camminate anche nei boschi, fuori strada, sicché è in aumento lo sport all'aria aperta sostanzialmente.